don't yell and cut me down, mangiare. L'uomo denaro non potrà saziare, nel cuore di un posto sopra un dirupo, e lì troverai lo sai, io sono un lupo. Caro per dire il prezzo da pagare, mille più volte amaro nel comprare, guardando il fosso non c'erano più compagni, non vedo più la luce, non sento più branchi. All'uscita del paese esistevano le strade, un'andata di patrone a recita, e il bambino questa cura disse, la piazza due volte, gli rispose l'uomo qui nessuno lo sa. Quella strada sta col cielo, non porta nessun posto, e lei non ti vediamo a nascita. Ma allora chi l'ha fatta? Non l'ha fatta mai nessuno, come vedi, è sempre stata qua. Puoi scrivere un addio, non c'è niente da vedere, non c'è niente da sapere, nessuno c'è mai stato là. Lui rispose per le rime, se non ci siete mai stati, non saprete mai di cosa ci sarà. E partirò per giorno, senza dire niente al mondo, in poco per quella strada e se ne andò. È un castello di comparve, è una bella principessa, che con un suo stupore non lo studiò. E gli regalò gioielli, e gli regalò diamanti, ogni sorta di tesoro gli donò. E gli è più un carretto, gli regalò il mio consegno, e gli scrive al suo paese di tornò. Nel frattempo il paesello ci aveva un rapporto, quando mattino testa pura ritornò. Quindi scrisse un regalo a tutti, ai più belli e ai più brutti, con i suoi regali tutti li raccomandò. Fu così che tutti gli altri cominciarono ad andare per percorrere la strada che non c'è. Ma per loro non ci furono né gioielli né diamanti, non trovarono per niente, sai perché? Perché la storia di Martino ci ha lasciato il suo messaggio di non smettere mai di chiederci perché. Chi percorre con coraggio è il primo una strada nuova, può trovare anche quello che non c'è. Allora,
check this.